Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata del ciclo di Catechesi della Sana Dottrina Cattolica. Questa era numero 26, in cui continueremo a trattare del vasto argomento del quinto comandamento. Vasto e anche un po' doloroso argomento, ecco. Vi confesso, insomma, che dopo la puntata della settimana scorsa io stesso ho avvertito un grande dolore del cuore, ecco, a pensare a vite umane purtroppo così facilmente disprezzate, maltrattate, calpestate. Molto brutto purtroppo l'oggetto di questo comandamento. E quindi però è necessario che la nostra coscienza sia formata e che, ecco, da questa immersione in questo bellissimo, anche se impegnativo, comandamento, più di quanto che pensiamo, ne possiamo uscire con un senso più profondo dell'importanza e del valore della vita umana complessivamente intesa. Vedremo, forse già a partire da questa sera, che il quinto comandamento, come poi del resto anche Gesù, nel Vangelo di San Matteo, dove ne ha ampliato gli ambiti di estensione, ci ha ricordato che la tutela della vita umana non è limitata soltanto alla sfera fisico-biologica, anche se evidentemente questa è la base del quinto comandamento, ma si estende anche appunto alla dignità della persona che non può essere offesa né calpestata in nessun modo. Tant'è vero che la seconda sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, si intitola assai significativamente il rispetto della dignità della persona. E sotto tutti i punti di vista si articola questa sezione nel rispetto dell'anima altrui, anzitutto. E qui c'è il gravissimo peccato di cui Gesù non solo parla nel Vangelo, ma usa parole di fuoco, che è quello dello scandalo. Lo scandalo che uccide l'anima degli altri. Il rispetto della salute, non solo della salute altrui, ma anche della salute propria. Qui si apre un altro amplissimo campo, se mi permettete, di formazione della coscienza, a cui non è che si fa tanto caso. Noi non possiamo prendere il nostro povero corpo, che non dobbiamo certamente idolatrare, perché il salutismo è un'idolatria. Ma non possiamo nemmeno vessare e maltrattare e abbreviargli in qualche modo colpevolmente il soggiorno terreno. Noi non siamo attaccati alla vita biologica come il bene supremo, d'accordo? Perché crediamo nella vita eterna. Ma noi, come abbiamo ricordato la volta scorsa, sappiamo che la vita comincia e finisce quando lo decide nostro Signore. Come non si devono fare gli atti diretti, violenti, diciamo così, di soppressione di vita o di decisione di quando la pongo, di quando vi pongo la parola fine, scusatemi, così non si possono neanche fare i suicidi, come dire, i suicidi non mirati, ma quelli articolati, d'accordo? Poi il rispetto della persona e la ricerca scientifica. Ah, qui si apre un altro campo, come dire, di l'sperimentazione sull'essere umano, le manipolazioni genetiche, temi molto importanti. Poi il rispetto dell'integrità corporea, tutto quanto il tema delle vessazioni psicologiche, del terrorismo, delle torture. E poi c'è anche il rispetto dovuto ai morti, con una piccolissima appendice. Il catechismo è sempre molto molto sintetico sulla problematica pastorale della cremazione. Anche qui il catechismo è sintetico, ma e
È intervenuta poi una dichiarazione della Congregazione della Dottrina della Fede, abbastanza recente, c'era ancora il Cardinal Müller, quindi 4-5 anni fa, forse 6, sottoscritta dall'attuale pontefice regnante, era già stato eletto Papa Francesco, e dove si danno diversi, diciamo così, indirizzi pastorali e si ribadiscono anche alcuni aspetti dottrinali non secondari per noi cattolici, no? Tenete sempre presente una cosa, cioè, questo lo voglio subito dire. Ci sono allo stato attuale della coscienza ecclesiale anche degli interventi del magistero diverse cose che sono definite di per sé lecite, lo sono a certe condizioni. Questo vale per la cremazione. E per tutta quanto una serie svariata di situazioni. Per cui, quando la Chiesa dice questa cosa è lecita purché e a queste condizioni, il giudizio morale di chi vi ricorre deve tenere conto di quelle condizioni, cioè non si tratta di uno sdoganamento assoluto, cioè o di indifferenza, perché per esempio non ricordo benissimo il documento sulla cremazione, lì c'è scritto che per noi battezzati, la modalità ordinaria di trattamento post mortem è l'inumazione, non la cremazione, perché i cimiteri ce li siamo inventati noi. Perché questo atto già di per sé veicola alcuni valori che nell'atto della cremazione non sono veicolati. Ora, se con la cremazione non si intende contestare alcuni valori propri dell'inumazione, può essere lecito optarvi, altrimenti no. Ma questo non è dire allora non fa niente. Abbiamo visto la volta scorsa il fatto che oggi la Chiesa, per esempio, consenta la celebrazione delle esequie a un suicida, non significa che i suicidi vanno tutti in paradiso, perdonatemi adesso, insomma, significa che la Chiesa, nell'analisi di questa situazione, dice, siccome le condizioni, come sta scritto nel catechismo, di, come dire, contingenti in cui una persona si può trovare, quindi l'angoscia, il timore della prova, i disturbi psichici possono attenuare la responsabilità del suicida, quindi non configurare un peccato mortale, perché per fare un peccato mortale ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso, oltre che la materia grave, l'affidiamo alla misericordia del Signore. Massimo che succede, se Dio non voglia, così non fosse, quindi quell'anima non accede alla vita eterna, avremo fatto un funerale, come dire, in cui la Madonna raccoglierà quell'intenzione e poi la presenterà per qualche anima che ne ha bisogno, se per quel poverino non c'è più niente da fare. Ma questo non significa non fa niente, siccome facciamo il funerale, quindi se, oggi il suicidio non è più tanto grave come una volta. Cioè, bisogna fare molta attenzione, cioè, nella lettura dei testi, dei documenti del Magistero, occorre sempre fare estrema attenzione perché un documento scritto, specialmente del Magistero della Chiesa, non avete, cioè, ogni singola parola è ponderata, misurata, cioè c'è quella parola e non un'altra, c'è quell'espressione e non un'altra, perché ci hanno pensato prima di metterlo nero su bianco, perché nero su bianco è una cosa che rimane per sempre. Quindi non si può prendere quello e, come dire, alla Garibaldina, ah, va bene, adesso non c'è più nessun problema. D'accordo? Ecco, quindi questo teniamolo ben presente, anche su temi molto attuali, gli ascoltatori comprenderanno, è uscito un documento della Congregazione della Dottrina della Fede che bisogna leggerlo con attenzione e stare a quello che c'è scritto, comprendendo bene le singole parole, le singole fattispecie, d'accordo? Vederlo nella sua totalità e agire di conseguenza. Quindi non si può dire subito vrum vrum, d'accordo? Perché su tematiche delicate, le vedremo anche nel quinto comandamento, il giudizio di coscienza è articolato. Deve tenere conto di tante circostanze.
Vedremo, per esempio, in questa sezione c'è la questione delicata, adesso prendo un pochino di introduzione per proseguire il nostro cammino, no? La donazione degli organi. La donazione degli organi, vedremo, è cosa di per sé definita come cosa buona perché è un atto di amore. Nel catechismo non c'è, come dire, la soluzione del problema che in un intervento di San Giovanni Paolo II, in un convegno scientifico, sembrò optare per un'opzione, però anche quello, un intervento in un convegno scientifico, non è un'enciclica dove è stato messo nero su bianco quel principio. Quindi ci sono delle questioni legate alla donazione degli organi che sono ancora aperte, non c'è ancora una pronuncia chiara del Magistero, per cui il giudizio ultimo è lasciato alla coscienza del fedele, per cui se una persona opta per una direzione va bene, se una persona per ora opta per l'altra direzione va bene lo stesso, per ora, d'accordo? Quindi non sempre purtroppo è possibile immediatamente andare su bianco e su nero. E noi dobbiamo imparare tutti quanti, tutti, a, punto primo, leggere bene con attenzione e capire bene con attenzione le cose che ci vengono trasmesse. E punto secondo, imparare a formulare sulla base di quelle cose i giudizi della nostra personale coscienza. Ecco. Io vorrei tanto aiutare le persone a imparare a fare questo, ecco. E vorrei anche, se ci riesco, perché questa non è una cosa molto molto facile, voi capite che nessuna persona quando parla, specialmente di tante cose, parla in maniera, come dire, assolutamente asettica e neutrale, perché su tante questioni che interpellano la coscienza, tutti si fanno un giudizio di coscienza, anche chi parla. Io mi rendo perfettamente conto che sarebbe un servizio fantastico, non so se sono in grado di riuscire a farlo, pregate per me, se parlando non soltanto non si dice quello che uno pensa, io questo cerco di evitarlo, e anche quando qualcuno mi dice tu che pensi, tu che faresti, tu che fai, questa è una domanda che non, appunto, prima non si deve fare un sacerdote, punto secondo non bisogna rispondere, è come quando ti chiedono tu chi voti. È una domanda che non si può fare, d'accordo? Perché il voto è segreto. Ci sono ci sono una montagna di motivazioni per non dire una cosa di questo genere. Ok? Questo perché il pericolo che noi sempre abbiamo, torniamo al primo comandamento, è di delegare il giudizio personale della nostra coscienza a qualcun altro che abbiamo scelto come figura autorevole. Questo non è un comportamento oggettivamente ideale. Se su una cosa non ci abbiamo le idee chiare, abbiamo anche la possibilità e a volte il dovere di sentire Tizio, Caio, Sempronio, quindi diamo un'occhiata alle opinioni, alle posizioni e dopodiché ci facciamo un giudizio, questo vale per ogni cosa, soprattutto su quelle questioni che implicano, richiedono un giudizio personale di coscienza. Lo vedremo anche sul sesto comandamento, per esempio, sulla delicatissima tematica, per esempio, dell'apertura alla vita. Non è che lì ci sta una legge assoluta, c'è una soglia al di sotto della quale la Chiesa dice: se scendi sotto questa soglia, esci dalla legge di Dio. Ma dentro questa soglia, poi la coppia che deve, alla luce di tante circostanze, di tante scelte personali, della propria vita di fede, di quello che ha deciso di fare del suo matrimonio, di tante cose, scegliere cosa fare. Rimango al minimo sindacale, vado un po' più su, vado un po' più su ancora, punto al massimo. Poi però una volta che punto al massimo, ecco, e anche qui le coscienze non vanno
aggredite e violentate. Uno può anche dire questo sarebbe il massimo, però le coscienze devono essere lasciate libere di aderirvi o meno. Dico questo perché in certi ambienti, non aggiungo altro, su questo punto non sempre c'è questo clima, diciamo così, di libertà concessa, perché sì, a parole sì, però di fatto una sola sarebbe la cosa che dovresti fare. Se non la fai, tutto sommato, non è che sei un gran cristiano, non è che ci credi proprio. E questo non va bene, questo qui. Quindi, è importante, non soltanto dobbiamo imparare, ma dobbiamo poi anche rivendicare e chiedere il rispetto della nostra coscienza quando ci sono questioni, appunto, di coscienza. Ecco, non che dobbiamo imparare a esaminare, a valutare, a ponderare, ecco, imparare ad ascoltare il cuore, quindi quello che sentiamo dal profondo, che è dove si parla la voce di Dio, eccetera, eccetera. Beh, fatte queste premesse, mi sembravano doverose. Allora, apriamo la sezione dedicata al rispetto della dignità delle persone, che comincia con lo scandalo. Gesù nel Vangelo ha usato parole di fuoco con lo scandalo, no? Dice, è inevitabile che avvengano scandali, ma per chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, sarebbe meglio che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e si gettasse nel mare. Quindi, noi purtroppo viviamo nel tempo degli scandali a gogo, a iosa, in continuazione. C'è uno scandalo, come dire, semiperpetuo, insomma, diffuso da più parti. Attenzione, perché lo scandalo è quell'atteggiamento, quel comportamento che induce gli altri a compiere il male. È il presentarsi come modello di male, quindi come incentivazione al male. Se lo faccio io, questa cosa negativa la possono fare tutti. È chiaro che la responsabilità dello scandalo, che di fatto lo scandalizzatore diventa un collaboratore del diavolo, dice il catechismo. Chi scandalizza nel 2284 si legge, si fa tentatore del suo prossimo. La tentazione è l'attività ordinaria del diavolo, quella che fa in continuazione H24 e 30 giorni al mese, quelli che c'erano 31-31 e 365 giorni l'anno, senza ferie e senza mai stancarsi. Quindi, ed è colpa grave se chi lo provoca con azione o omissione induce deliberatamente altri ad una mancanza, ad una qualche mancanza. È evidente, come aggiunge subito il catechismo, che quanto più ha autorità o è autorevole la persona che scandalizza, tanto più grave diventa lo scandalo. E qui pubblici personaggi, pubblici poteri, pubbliche autorità, cantanti, che ne so, calciatori, giocatori, rocker, musicisti, che ne so, adesso, cioè, oggi siamo in un mondo di palcoscenici, insomma, no? Allora, vogliamo fare? Punto interrogativo. Perché quanto più una persona è in vista, è tanto più le cose negative che fa risuonano e quindi edificano nel male. Noi abbiamo il dovere grave dinanzi al nostro prossimo di dare sempre e comunque il buon esempio. San Paolo addirittura dice ai ministri sacri, nelle lettere pastorali a Timoteo e a Tito, parlando per esempio del vescovo, deve essere irreprensibile, cioè oggettivamente irreprensibile, cioè che tu non devi avere nemmeno una cosa in cui qualcuno potrebbe dirti guarda che stai facendo. Abbiamo mai pensato? San Paolo stesso scrive: ciascuno di voi cerchi di edificare il prossimo nel bene. Edificare nel bene, dare
buoni messaggi, dare buoni esempi, dare buoni modelli, mostrare comportamenti belli, santi, santificanti. Un genitore nei confronti di un figlio. Lo scandalo fondamentalmente si ha ogni volta che si fa un peccato pubblico. Facciamo subito un esempio. Se una persona bestemmia, fa un peccato grave, abbiamo già visto. Ma un papà che bestemmia davanti a un figlio, secondo noi, è più grave o no? Una mamma che bestemmia davanti a un figlio, cosa impara quel figlio? Come farà qualcuno andargli a dire a quel figlio: guarda che le bestemmie non si dicono? Quello ti risponde: non si dicono. Va dentro casa, papà e mamma le dicono. Se papà e mamma le dicono, il messaggio inconscio che passa, se papà e mamma le dicono, sì, forse non sarà manco una cosa bella, ma papà e mamma le dicono, quindi non sarà la fine del mondo. Capiamo noi educatori, no? Pensiamo se un ministro di Dio o una suora si esprime in termini volgari. È una cosa bella? Si potrebbe cominciare a pensare che, vabbè, esprimersi in termini volgari, dato che oggi ormai la cosiddetta parolaccia è diventata assolutamente di dominio pubblico, cioè nella nostra cultura contemporanea, cosa di dominio pubblico è socialmente accettata uguale cosa lecita. Questo non è affatto vero, questo qui. Non è affatto vero. Cioè, fermo restando la legittimità, per carità, della democrazia come forma di governo dove la maggioranza vince, però il criterio del bene e del male non è la maggioranza o la minoranza, perché bene o male sono delle cose oggettive. Per cui se una società si corrompe e per cui la maggioranza delle persone concordano su un fatto negativo, guardiamo l'esempio della volta scorsa, le leggi sull'aborto. Cioè, le leggi sull'aborto sono intrinsecamente cattive, d'accordo? Voglia dire che sono diritti, eccetera, eccetera, tutto quello che si vogliono. Cioè, e ha voglia cercare di non stare a sentire o di ridicolizzare i cattolici. Abbiamo già visto la volta scorsa che questo non è un problema cattolico, perché la vita è un bene oggettivo, punto e basta, d'accordo? Quindi il fatto che la maggioranza segua il male non fa diventare il male bene, rende certamente più difficile rimanere fedeli al bene e metterlo in pratica. Quando parleremo del sesto comandamento, cioè il fatto che oggi, cioè, avere un'attività sessuale che tu ti autogestisci in maniera completamente autonoma e indipendente, senza che nessuno possa dirti nient'altro che non violentare la libertà del prossimo, d'accordo? Non esistono altri limiti oggettivi. Quindi, capito? Nel rispetto di questo, ti senti di vivere questa cosa? Vivila purché la persona sia d'accordo. Vuoi viverla in un certo modo? Purché la persona sia d'accordo. Vuoi farla in un certo modo? Purché la persona sia d'accordo, d'accordo? Ti senti diverso da quello che sei? E chi siamo noi per impedirti di assecondare questo tuo sentimento, tutte quante le cose che si sentono in giro, no? La cosiddetta teoria del gender. Quindi, cioè, questo è l'ambiente culturale in cui oggi stiamo. Ma l'ambiente culturale non determina il valore o il disvalore. Non è che se una cosa la pensa la maggioranza o la sostiene o la ritiene buona la maggioranza, diventa buona. No, ecco perché è fondamentale che le nostre coscienze siano formate oggi più che mai, d'accordo? Oggi più che mai, e anzitutto sulla base di valori oggettivi. Allora, chiaramente lo scandalo cosa fa? Lo scandalo propaga il male, attenta al male, cerca di realizzare quella orribile, satanica rivoluzione di trasformare il bene in male e il male in bene. Si legge nel Catechismo: lo scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica.
Lo catechismo dice che chiaramente lo scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni. Sul decreto che stanno discutendo adesso nelle attuali Camere, la Conferenza Episcopale Italiana ha parlato chiaramente già da un pezzo, d'accordo? Quindi, io non lo so adesso come andrà a finire, ma la Conferenza Episcopale Italiana ha già parlato da un pezzo. Il catechismo prosegue, così si rendono colpevoli di scandalo coloro che promuovono leggi o strutture sociali, ascoltiamo bene il catechismo, sto citando il catechismo, quindi, che portano alla degradazione dei costumi e alla corruzione della vita religiosa, o a condizioni sociali che, volutamente o no, rendono ardua o praticamente impossibile una condotta di vita cristiana conformata ai precetti del sommo legislatore. Molte leggi complicano non poco la vita alle persone oggi, ai cattolici, ai credenti. Abbiamo già visto la volta scorsa il caso degli aborti, cioè un chirurgo che opera in ospedale non lo può fare quella cosa, un'infermiera non può assistere a quella cosa, non lo può fare. Ma di cose di questo ce ne sono una montagna. Ecco, pensate ad alcuni farmaci che sono stati legalizzati. Poveracci quei farmacisti che ci si ritrovano e che sono credenti, che hanno una coscienza di credenti, che fanno? Gli mettono in mano una cosa del genere? Punto interrogativo? Cioè, esistono tante situazioni di questo genere oggi, tante. Quindi, se tu mi fai delle leggi che mi metti in croce, e mi rendi come dire, enormemente difficile mantenere la mia vita morale e cristianamente coerente nel contesto in cui mi vedi. Questi risponderanno davanti a Dio, questi qui. Facciano pure fino a quando, cioè, no, nostro Signore, come dire, si è, secondo il nostro modo di parlare, perché nostro Signore non fa queste cose qui. È colui che rispetta in maniera proprio sacra la libertà dell'uomo, certamente pone un limite al male. Il male non fa tutto quello che potrebbe fare, d'accordo? Quindi, altrimenti sarebbero veramente guai. Però, nonostante i limiti che la divina mano, la divina provvidenza pone al male, insomma, oggi ne vediamo non poco, però le parole di Gesù scandalizza, scandalizza. Ricordati che sarebbe meglio che ti fosse appesa al collo una macina girata da asino e che tu fossi gettato negli abissi del mare. Questo è il Vangelo. D'accordo? Ci si può credere o ci si può non credere. Ci sono degli scandali grossi e oggettivi che non ci vuole da essere cristiani o credenti per capire che sono tali. Noi sappiamo che tutti gli uomini, attenzione, cioè anche gli atei, anche i non credenti, quando muoiono, non è che vanno a finire siccome dice, siccome io che credevo che dopo la morte esiste il nulla, dopo che muore esiste il nulla, dopo che muore esisterà il nulla, perché tanto io non ci credo, non funziona così. Perché dopo la morte non esiste il nulla, dopo la morte ti troverai dinanzi a Domine Dio, sia che ci credi sia che non ci credi. Certo, se tu non hai avuto una vita da battezzato cattolico, credente, cristiano, sarai giudicato da Dio, ecco perché è così importante la coscienza, come insegna la Chiesa, sulla percezione del bene e del male che tu hai avuto in coscienza. Sulla base di quello, tu sarai giudicato da Dio, perché la coscienza ce l'hanno tutti quanti. La coscienza la possiamo mettere a tacere, noi possiamo andare dietro a idee o ideologie e convincersi o autoconvincerci o convincere il prossimo che il bene sia male e che il male sia bene. Ma dentro il cuore c'è qualcosa che grida, anche se tu cerchi di soffocarlo. È sulla base di quel qualcosa che grida che tutti risponderanno davanti a Dio di quello che hanno fatto. Se lo hanno ascoltato quel grido e si sono fermati dinanzi a qualche cosa, hanno fatto qualcosa che quel grido gli diceva fallo, o non fatto quell'altra cosa che gli si diceva di non fare. Un'ultima cosa, scrive il Catechismo, è molto puntuale, eh?
C'è la stessa cosa, vale per i capi di imprese i quali danno regolamenti che inducono alla frode, per i maestri che esasperano i loro allievi o per coloro che manipolando l'opinione pubblica la sviano dai valori morali. Questi sono i classici peccati oggi veramente ancora. Chi usa i poteri di cui dispone in modo tale da spingere ad agire male, numero uno, si rende colpevole di scandalo e già di questo risponde. Attenzione però, è responsabile anche del male che direttamente o indirettamente ha favorito. Io li ho sentiti i predicatori al Fulmicotone con fratelli adesso passati a miglior vita, in concetto di santità, che dicevano: tu hai votato a favore della legge dell'aborto? Io farei una bella condizione, quando è stato fatto il referendum, adesso non mi ricordo cosa, oppure il referendum per il divorzio. Se tu hai votato, prova un attimo a pensare, e se Dio ti chiedesse conto, guarda tutte le famiglie che sono sfasciate per questa legge, lo sai che c'è stato anche il voto tuo? Tu che cosa gli vai a raccontare? Non lo sappiamo se accadrà così. Ma qui c'è scritto che chi si rende colpevole di scandalo è responsabile anche del male che direttamente o indirettamente ha favorito. Facciamo? Anche i politici di alto grado, no? Perché sapete che una legge deve essere approvata, poi deve essere promulgata, ci devono essere delle firme sopra. Dice, ma il Parlamento l'ha approvato, io capisco benissimo che una Repubblica parlamentare, se il Parlamento l'ha... Però, cioè, tu pensi se lì ci sta un credente, basta dire... Questo per trincerarsi dietro di io sono costretto a fare questa cosa, punto interrogativo. Cioè, capite? Capiamo che cos'è la coscienza. Capiamo che cos'è la coscienza. Perché sulla coscienza, sui giudizi della nostra coscienza, tutti dovranno rispondere. Una persona che non è credente, se vede un prete che sta facendo una catechesi, spegne e dice: io non sono cattolico, non sono credente, questo che sta blaterando in giro, cambio, non, chi non voglio manco sta a sentire. Padronissimo di farlo, non c'è nessun problema, d'accordo? Nessuno. Ma tu che hai fatto questo, una coscienza ce l'hai. Ed è sulla base di quella che tu dovrai rispondere dell'uso che hai fatto della tua vita davanti, e delle tue scelte davanti a Dio. La sezione del Catechismo conclude dicendo, citando nuovamente il Vangelo, un altro brano, prima era Matteo, adesso è Luca: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È chiaro che una persona che avesse anche scandalizzato mezzo mondo ha sempre in questo mondo la possibilità di convertirsi, sempre, di pentirsi e di riparare. Perché gli scandali fatti poi vanno riparati, eh? Capito? Cioè, noi non possiamo cancellare il nostro passato. Se abbiamo scandalizzato qualcuno, abbiamo dato degli esempi negativi, non abbiamo la possibilità di mettere il reverse, come se fosse una videocassetta o un'audiocassetta di quando ero piccolino io, no? Che c'era il nastro, lo fai scorrere, torni indietro e cancelli. Non si può fare. Però possiamo riparare. Io rinnego quello che ho fatto, lo dico pubblicamente, chiedo perdono a tutti di aver scandalizzato e da oggi in poi do esempi contrari. Ci sono famosi, anche celebri personaggi, non amo fare nomi, non mi piace farli, ma ampiamente documentati, che questo l'hanno ampiamente fatto e avranno misericordia da parte del Signore. Le parole molto molto gravi del Signore chiaramente valgono anzitutto per gli scandalizzatori impenitenti. Chi per grazia di Dio si pente può sperare nella divina misericordia, ma dovrà anche riparare il male che ha fatto, eh? Lo deve riparare. Come hai edificato il prossimo nel male, tu devi fare degli atti pubblici di edificazione nel bene. Ecco. Questo il Signore lo chiede, ecco. Ricordiamo sempre che anche quando andiamo a confessare, oltre alla penitenza sacramentale, c'è il dovere della riparazione di quei peccati che è possibile oggettivamente riparare, cioè chi ha rubato dei soldi li deve restituire.
Chi ha scandalizzato le persone le deve riedificare, deve dare esempi contrari. Chi ha calunniato qualcuno deve dire: guarda, io questo me lo sono inventato, questo è... non è vero niente tutto quello che gli ho detto. Cioè, questa non è la penitenza sacramentale, questo è un dovere di giustizia. Riparare il male fatto, ove possibile, chiaramente. Quello che non è possibile riparare direttamente lo si riparerà con mezzi surrogati, con altre cose. Quelle povere donne che hanno commesso il delitto d'aborto, quel bambino non rinasce, però se adotti un bambino a distanza, ne salvi un altro. È certamente meglio che niente, no? Quindi la possibilità di inventarsi qualcosa c'è sempre, fermo restando che la nostra coscienza deve anche essere, deve possibilmente prendere consapevolezza di tante cose prima di farle. Perché dopo, ecco, quindi se è ben formata, prima di fare una cosa, e questo, figlioli miei cari, è sempre meglio pensare un pochino di più piuttosto che fare o dire cose di cui ci si potrebbe pentire, che potrebbero causare delle conseguenze devastanti. Io penso che nel cuore di molti cattolici, di tanti di noi, ma non soltanto dei cattolici, sarebbe bene che si irrobustisse un pochino la virtù cardinale della prudenza, della ponderazione, della calma, dei giudizi pacati, del non lasciarsi travolgere, dell'importanza di formare la nostra coscienza bene prima che sia troppo tardi, d'accordo? Perché certamente che la coscienza parla, ma la coscienza meglio è formata e meglio parla, d'accordo? È evidente. Una coscienza che non è formata adeguatamente decodifica il male e il bene secondo le proprie capacità e in base ad essa il Signore comunque la giudicherà, non in base al bene e al male oggettivo che quello non conosceva come tale, no? Allora, passiamo al capitolo del rispetto della salute. Allora, rispetto della salute, allora, il bellissimo catechismo della Chiesa Cattolica, cosa dice in sintesi? Allora, la vita e la salute fisica sono di per sé beni preziosi donati da Dio. Anche la salute fisica, perché noi abbiamo la salute fisica, se il Signore ce la dona, perché la nostra esistenza possa essere spesa in opere buone, in opere sante. Dio ci ha messo sul pianeta Terra perché noi abbiamo una missione, ce l'abbiamo tutti quanti. Una missione di preghiera, una missione di evangelizzazione, una missione di fare tante cose buone, utili al prossimo, per la gloria di Dio. Tutto quello che noi possiamo pensare e immaginare. E non c'è nessun disoccupato nel gregge del Signore, nessuno. D'accordo? Né persona che possa sentirsi inutile, nessuno lo è, nessuno. Allora, la cura della salute è un dovere, così come il mantenere integra la nostra vita fisica. Attenzione però, subito dopo, nel 2289, il catechismo aggiunge che, fermo restando che la morale richiama il rispetto della vita corporea, non ne fa tuttavia un valore assoluto. E questo perché? Perché la morale si oppone, sto continuando la citazione, alla concezione neopagana in cui noi oggi siamo immersi fino al collo, che tende a promuovere il culto del corpo, a sacrificargli tutto o a idolatrare la perfezione fisica e il successo sportivo. Questo non funziona. Cioè, capiamo subito, no? Perché dopo, adesso andiamo a stringere. Allora, io vorrei tanto non moltiplicare gli esempi concreti di comportamenti peccaminosi, perché, proprio perché vorrei stimolare le persone. Allora, sentiamo quello che ci ha detto il catechismo. Se la morale si oppone ad una concezione neopagana che promuove il culto del corpo,
Gli sacrifica tutto, idolatra la perfezione fisica e il successo sportivo. Vi vengono in mente, a chi ascolta questa catechesi, tutta quanta una serie di comportamenti che potrebbero ricadere sotto questo punto? Devo dirli? Devo dirli? Facciamo un esempio macroscopico. Se una persona ha il culto del corpo, che si sottopone a allenamenti massacranti, a diete pazzesche, perché deve avere il super pettorale scolpito, la tartaruga sugli addominali, il bicipite e il tricipite in un certo modo, perché il suo corpo deve essere idolatrato, e lo scopo per cui fa questo è che deve essere attraente e piacente, e quasi certamente, essendo attraente e piacente, poi andare a trasgredire non solo il quinto comandamento, ma anche il sesto. Domanda: va bene questa cosa? Con il questo stiamo dicendo: è peccato andare in palestra? Domanda retorica: è peccato andare in palestra? No, no, non c'è scritto questo nel catechismo. È peccato se tu vai in palestra per l'idolatria del corpo. Non semplicemente per tenere il corpo un pochino allenato, per stare un pochino bene, moderatamente, discretamente, semplicemente perché fino a quando il nostro Signore ci dà questa carcassa, se la teniamo un pochino tonica e in movimento, è sicuramente meglio, avendone la possibilità, che condannare ad una vita assolutamente sedentaria che comporta poi altri tipi di problematiche, no? Quindi capite anche qui, non c'è un giudizio secco. Ah, a palestra non bisogna andare perché è peccato, perché se vai a palestra tu sei un idolatra del corpo. No, non ho detto questo qui, capite? Perché dentro questa fattispecie bisogna vedere come tu vivi una certa realtà. Pensiamo a tutti gli altri discorsi che facevano i padri della Chiesa sull'idolatria del corpo e la vanità femminile. Erano molto severi, però dicevano subito: certo, se una donna è sposata, lo dice anche San Paolo nelle sue lettere, se una donna è sposata, deve essere, come dire, santamente, come dire, elegantemente, mi piace dire, no? Raffinatamente, con buon gusto, ecco, piacente nei confronti del marito. Quindi, potrà usare qualche cosmetico? Sì, se lo usa per piacere però al marito. D'accordo? O per un senso, diciamo così, di decoro moderato, ma anche qui la coscienza dovrà valutare, non è che sto esagerando, va bene questa cosa, è troppo sparata, è troppo eccessiva, sono sicuro che questa non va coltivando, insomma, quel sottile desiderio che comunque quegli altri mi guardino e che sia attraente e piacevole. Questo significa imparare a far funzionare la nostra coscienza. Questo non te lo può dire qualcun altro, perché, cioè, e non puoi dire, siccome tu, quella è tutta truccata, quindi chi lo sa quanto quella è vanitosa. Non è detto affatto. Non è detto affatto. Possiamo noi entrare dentro il cuore di una persona? Anche perché non sappiamo quanta coscienza ce ne abbia, insomma. Oggi, per esempio, con i costumi sociali che stanno in giro, non voglio anticipare argomenti da sesto e nono comandamento, il senso del pudore e della decenza è andato sempre più calando. Per cui ci sono dei comportamenti, come dire, che sono oggettivamente macroscopici, che non è affatto escluso che se tu le vai a fare andare a qualcuno, dici: ma che sei scemo? Ma tu sei matto, ma dove vivi? Perché è chiaro che dentro l'attuale contesto sociale, dove c'è stato una progressiva caduta, insomma, del decoro, del buon gusto anche, perdonatemi, perché proprio penso, ci vorrebbe anche un pochino di buon gusto, un po' di sana e buona e santa, lasciatemelo dire, eleganza e buon gusto, insomma, no? Ecco, unito alla moderazione, perché insomma le cose belle sono belle, ma le cose belle
come dire, te la proprio trasmettono la bellezza, le cose sparate, le cose eccessive, le cose pacchiane, le cose di questo genere qui, ma non sono belle, no. Ma non sono belle. Però purtroppo oggi siamo in questo contesto, quindi il mio compito è di aprire percorsi, è di sensibilizzare, capite? Perché se una persona, da un punto di vista oggettivo, pone in essere dei comportamenti contrari a ciò che sarebbe la volontà di Dio, quella persona starà male, si farà del male e farà fuori di sé del male. Pensiamo prima cosa ha detto la Chiesa seguendo il Vangelo, facendo eco il Vangelo sullo scandalo, no? Cioè, ma noi ci pensiamo, per esempio, a chi fa certi film di un certo tipo, insomma, no? Con scene di un certo tipo, ma voi, cioè, immaginiamo quanti peccati sono stati fatti guardando quel tipo di film, almeno di occhi e di pensieri, quando anche non di altri. Cioè, e che cosa vogliamo fare? Ci vuoi pensare prima di fare una cosa del genere? Io dico sempre ai miei ragazzi, qui ce ne sono pochini, insomma, ma dico, guardate, io penso personalmente, poi se mi può essere anche che mi sbaglio, questa mi permetto di dire la mia opinione personale, quando andremo dall'altra parte, la prima cosa che ci dirà nostro Signore non è quello che hai fatto. E neanche se hai creduto il mio figlio unico salvatore. Mo le sto dicendo grosso, speriamo che il nostro Signore non se la prenda male e non si arrabbi, ma io penso che ci dirà, figlio mio, io ti ho dato un'intelligenza, ti ho dato una ragione, ti ho dato un raziocinio, una capacità di pensare, ma hai pensato? Ti sei fermato qualche volta a dire, ma posso fare questa cosa? Perché sto facendo questa cosa? Tu non sei come i tuoi fratelli minori, che sono i nostri amati animaletti, insomma, che agiscono d'istinto e che non hanno il raziocinio e il discernimento. Tu ce l'hai. Perché non l'hai usato? E quello che vivranno tutti quanti gli uomini nel momento del famoso giudizio particolare sarà proprio questo. Sarà la presa di chi dice, se ci avessi, avrei potuto pensarci e non ci ho pensato. Non solo avrei potuto, avrei dovuto pensarci e non ci ho voluto pensare. Attenzione. Pensare. È una cosa importante. Allora, la concezione neopagana che idolatra il corpo. Noi non siamo idolatri del corpo. Però, e questa è l'altra faccia della medaglia, siamo rispettosi del corpo. Allora, e qui ci sono una serie di cose. La virtù della temperanza, 2290, dispone ad evitare ogni sorta di eccessi, cioè l'abuso dei cibi, dell'alcol, del tabacco e dei medicinali. Comunemente si pensa che i peccati di gola siano peccati veniali. Il peccatuccio di gola, sì, ma se una persona, ditemi voi, diventa obesa, è solo un problema estetico? Cioè, smascheriamo un pochino di false meditazioni, così passiamo all'altro ciclo di catechesi, no? Io lo sai perché so, c'ho qualche chilo di troppo, ma perché a me non me ne importa niente della linea, e io non sono idolatra del corpo, quindi non mi interessa. Come va sto discorso? Dico, insomma, l'idolatra della linea, no. Che c'hai 2, 3 kg, 4, 5 di più,
Pazienza, anzi, il nostro organismo è programmato che se gli avanza qualcosa l'accumula, perché sai com'è, devi andare a fare un'operazione, dimagrisci 3 kg, se ce l'hai in più, meglio, insomma, no? Se cominciano ad essere 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, è un problema solo estetico o è un problema morale? Sto rispettando l'integrità fisica, sto custodendo la salute che Dio mi ha dato, ve lo dico io. No, no. Problemi alle ginocchia, problemi alle anche, problemi al cuore, problemi di affaticamento, tutti questi impicci qua derivano dal sovrappeso, problemi cardiovascolari. Non possiamo noi, cioè, se tu stai 50 kg su, io dico sempre, una persona come me che non ce l'ha, deve prendere un sacco di cemento armato, che una volta quando ero piccino, che papà c'aveva l'impresa, lo portavano i manovali, prova a metterti un sacco di cemento armato di 50 kg sulle spalle e portatelo a spasso dalla mattina alla sera. Poi vedi come stai. Cioè tu stai sottoponendo il tuo povero organismo a uno stress, a un affaticamento pazzesco. E alla lunga questo ti presenterà il conto, sicuro, 100%. Quindi non è solo un problema estetico, cioè, ma io non sono idonata del corpo, quindi chi se ne importa? Non sei idonata del corpo in quel senso, ma sei idonata della gola. Perché si mangia per vivere, non si vive per mangiare. Certamente da figli di Dio noi mangiamo ringraziando il Signore, anche quando mangiamo ringraziamo il Signore per tutte le cose belle che ha creato, nelle cose da mangiare, per la varietà dei cibi, dei sapori con cui anche questa attività necessaria alla nostra vita ce la rende gradevole. Ma dobbiamo moderarci, dobbiamo limitarci, non possiamo essere senza regole e senza limiti. Non è solo un problema che dopo mi arriva, perdo la linea, no, perdo la salute. E la salute non, in questo modo non la posso perdere. Se il nostro Signore permette, non fate gesti apotropaici, insomma, che è una cosa, mi viene un tumore, non me lo sono andato a cercare, mi viene, me lo tengo, ma se io devo andarmi a suicidare, e no, se io mi devo andare a menomare, e no, non è un fatto soltanto, è un fatto moralmente rilevante. Gli eccessi dell'alcol. San Paolo scrive, credo a Timoteo, a Tito, bevi anche un pochino di vino, non soltanto l'acqua, perché un pochino di vino fa bene, d'accordo? L'alcol non è una cosa intrinsecamente cattiva. L'alcol nella Sacra Scrittura, il vino allieta il cuore dell'uomo, il vino allieta il banchetto, per carità, quindi, però ci vuole una misura. Perché l'eccesso dell'alcol nell'immediato ti fa venire mal di testa, poi ti fa perdere la dignità, non stiamo nel rispetto della dignità della persona. Una persona ubriaca è uno spettacolo degradante e può provocarti poi il vizio dell'alcolismo e può provocarti poi che stai prima del vizio dell'alcolismo, ti viene la cirrosi epatica e muori. È morto. No, non è morto, si è suicidato. Si è suicidato. Non si è suicidato prendendo una pistola o buttandosi dal ponte o mangiandosi una scatola di medicinali o il veleno, ma si è suicidato. Una persona che a un certo punto gli scoppia il cuore perché sono 40 anni che si porta del sacco da manovale sulle spalle, è morto di morte naturale? Può darsi che il nostro Signore gli dirà dall'altra parte: tu c'avevi altri 20 anni da startene giù sul pianeta Terra, secondo i miei progetti. Sei venuto prima. Perché ti sei suicidato. Qui, per esempio, il catechismo parla dell'abuso del tabacco. Io personalmente, nel corso degli anni, ho interiorizzato nei confronti del tabacco una coscienza un po' più raffinata. Perché vedete, spunti di riflessione, d'accordo? Se uno si beve un bicchierino di vino
Va bene, non c'è nessuna controindicazione. Una sigaretta, certamente non ti fa venire il tumore ai polmoni, una sigaretta, né ti fa venire le ischemie cerebrali, né ti distrugge la circolazione, né ti fa venire la bronchite cronica. Ma una sigaretta fa bene? No. Farà un male, se uno fosse fumato una sigaretta in tutta la vita, farà un male assolutamente marginale. Ma non fa bene. Quindi, mentre mangiare con moderazione, non solo che fa bene, è doveroso, perché noi dobbiamo mangiare per vivere. Bere un pochino di alcol va bene. Alcune bevande, non lo so, tipo la birra, tanto buona, sono ipercaloriche, per chi fa lavori un pochino pesanti, ti fai 33 centilitri di birra, so, ti spari subito 600 calorie, senza colpo ferire, con una bevuta che ti sei fatto, insomma, no? E c'è un pochino di... Quindi, ma una sigaretta fa bene? Punto interrogativo. A mio avviso il fumo, non voglio fare il salutista o le campagne, insomma... È un argomento su cui una coscienza dovrebbe lavorarci un po'. Dovrebbe lavorarci un po'. Anche perché il fumo, purtroppo, per chi ha fumato, lo sa bene, è un vizio che crea dipendenza. Tutte quante le cose che creano dipendenza, cioè quando noi diventiamo dipendenti di un qualcosa, stiamo, ripeto, nella sezione... riguardante la dignità delle persone, è una cosa degna della persona che una persona si ritrova senza le sigarette. Quando ero piccolo era un disastro, che non ci stavano le macchinette, i distributori, le persone che fumavano, cioè da domenica era tutto chiuso, quindi se non ti procuravi le sigarette dal sabato sera, dalla domenica stavano come gli zombie, quelli che rimanevano senza le sigarette. Adesso stanno le macchinette, bisogna che funzionano, se c'è le monete spinte, cioè tu c'hai un bisogno impellente che se non ce l'hai, cioè già ci bastano quelli che la nostra natura umana decaduta ci impone. Noi dobbiamo dormire, dobbiamo per forza mangiare, dobbiamo andare purtroppo ad occuparci di funzioni fisiologiche non proprio, come dire, nobilitanti o esaltanti per l'essere umano, no? Ce ne vogliamo andare a mettere qualche altro, diciamo così, di carico umiliante, cioè quindi andarci a metterci sopra altre dipendenze, altre schiavitù? Qui poi il catechismo dice che in stato di ubriachezza, c'è chi in stato di ubriachezza o per uno smodato gusto della velocità mette in pericolo l'incolumità altrui. E la propria su strada, in mare o in volo, si rende gravemente colpevole. Questo, insomma, ringraziamo il catechismo, ma spero che almeno a questo ci arriviamo da soli, no? Infine si parla dell'uso della droga, un'altra piaga sociale, così poi oggi ci fermiamo. L'uso della droga causa gravissimi danni alla salute. La droga, sulla droga non è come sul fumo, eh? Quindi sul fumo il catechismo ammonisce da guardarsi dall'uso eccessivo, il catechismo. Se mi posso permettere, senza voler certamente scavalcare il catechismo, io suggerirei un approfondimento personale, d'accordo, ulteriore della tematica, nel senso che se il fumo ce lo tenessimo alla larga, sicuramente sarebbe meglio. Questo va in dubbio che sarebbe meglio. Fino a che punto ci pensiamo? Ok? Cioè, ci potrà dire bravo nostro Signore quando andiamo dall'altra parte, se abbiamo fumato le sigarette? Qualche dubbio a me personalmente, insomma, viene. Ma la droga, no. E sulla droga non ci sono distingo, è leggera, pesante, sintetica, chimica, cocaina, eroina, hashish, cannabis, non ci sono appelli. Esclusi i casi di prescrizione terapeutica, noi sappiamo che alcuni oppiacei si usano come si chiama, come analgesici o come, non analgesici, come, oh,
L'anestesia, come si dice, l'anestesia o la terapia del dolore. Chiedo perdono per questo gap che non mi viene fuori, insomma, la parola tecnica, no? Quindi, fuori di casi di prescrizioni terapeutiche di questo tipo, costituisce una colpa grave. Quindi l'uso della droga non scusa da peccato grave, qualunque essa sia. Evidentemente, poi la produzione di droghe e il loro traffico sono pratiche scandalose e costituiscono sempre una cooperazione diretta, poiché spingono quindi spacciatori e cose di questo genere. Non serve, credo, troppo dilungarsi su queste cose perché sono anche, grazie a Dio, ancora reati da codice penale, insomma, quindi sono perseguiti almeno questi anche dalla legge civile. Bene, ci aggiorniamo la prossima settimana. Io purtroppo chiedo perdono che questi argomenti sono argomenti un po' impegnativi. Ecco. Io ne parlo insomma con tanto dolore, ecco, con partecipazione addolorata, perché chi vive in queste realtà purtroppo, ecco, apre le porte al male, le apre dentro di sé e le espande anche fuori di sé. Però è importante che le nostre coscienze siano ben formate e mi raccomando, luce di quello che ci siamo detti, facciamo in modo di imparare a far funzionare sempre al meglio la nostra coscienza e di fare il possibile per formarla nel migliore dei modi. Bene, a presto, alla prossima, Dio vi benedica sempre. Ave Maria.